programma è stato presentato da Eni, Volkswagen, Dash Smacchiatore, Beghelli. Ogni anno milioni di televisori in HD vengono utilizzati come non dovrebbero, usati nei modi più impropri, abbandonati a se stessi, obbligati ad una vita non loro, una vita in bassa, bassissima definizione. Metti fine a questo scempio. Eppure dunque con sto violino. Cosa te ne fai di una TV in HD se non hai i programmi in HD? Solo Sky ti dà fino a 50 canali in HD inclusi nel tuo abbonamento. Sky, liberi di... C'è un'auto progettata sui tuoi desideri. Con cambio power shift. Comandi al volante. Tetto panoramico. Motore EcoBoost. Portellone posteriore elettrico. E Active Park Assist. Così si parcheggia da sola. L'innovazione è nelle tue mani. Nuova Ford C-Max. Moving Modern Family. Sabato 19 e domenica 20. Azione! Quanto tu Buonasera, buonanotte cari amici, Rai 1 tra poco su questa rete, attori, registi, critici, pubblico per parlare di cinema come succede su Rai 1 ogni sabato notte. Tutti insieme, appassionatamente, vi aspettiamo. Cinematografo, l'unico appuntamento di cinema in televisione. A tra poco. Azione! Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai. Buonasera e benvenuti al TG1 della notte. Il mondo arabo in fiamme. In Libia la repressione non ferma le proteste, almeno 100 vittime negli scontri tra manifestanti e polizia. Violenze anche nello Yemen, dove uno studente è morto. Alta tensione infine in Algeria, Bahrain e Gibuti. Sentiamo Pino Scaccia e poi Lucia Duraccio. Le immagini della rivolta superano la censura e provano che in Libia è in atto un autentico bagno di sangue. I siti arabi diffondono video scioccanti. Questo è un giovane appena ucciso dalle forze speciali ad Al-Badia, dove sono in corso gli scontri più violenti. La città al confine con l'Egitto è in mano agli insorti, ma l'esercito non ha tolto l'assedio. A dispetto dell'oscuramento di tutte le comunicazioni, internet compreso, arrivano cifre drammatiche di aggiornamento. L'ultimo bilancio, secondo le fonti di opposizione, sarebbe salito addirittura a 120 morti, confermato da testimoni oculari e organizzazioni umanitarie. A Bengasi è un inferno. Soltanto oggi ci sarebbero state altre 20 vittime. Durante una cerimonia funebre, cecchini avrebbero sparato sulla folla. La città è in pieno caos. Una radio data alle fiamme, saccheggiata una banca, l'aeroporto chiuso, attaccata una caserma, mentre uno dei figli di Gheddafi, Saadi, sarebbe circondato dai manifestanti. Scontri si segnalano un po' in tutte le città libiche, a Derna, Kufra, Misurata. Tre detenuti sono stati uccisi durante un tentativo di evasione dal carcere di El Jedadia. Due mercenari delle forze di sicurezza, i temutissimi Murtazaka, sono stati impiccati dai rivoltosi. Soltanto a Tripoli la situazione appare al momento tranquilla. La moglie e la figlia di Gheddafi, Aisha, sarebbero già a Dubai, ma la diserzione di numerosi poliziotti e militari e soprattutto le dimissioni di alcuni membri dei comitati rivoluzionari, punti cardine del regime, potrebbero risultare decisive. Il leader, insomma, appare ormai isolato.
Era stato questo ieri il trattamento riservato a chi sfilava per le vie di Manama, ma la determinazione dei rivoltosi e l'invito alla moderazione fatto da Obama, all'erede al trono del Bahrain, prezioso alleato di Washington nel Golfo, hanno fatto registrare oggi una grandiosa vittoria per i gruppi di manifestanti. Prima l'esercito, poi la polizia, ricevono l'ordine di abbandonare la Piazza delle Perle, epicentro della rivolta. Decimo giorno di proteste nello Yemen, scontri violentissimi tra gruppi di sostenitori e gruppi di oppositori del presidente Saleh, intorno all'università di Sana'a. La polizia apre il fuoco, uno studente muore. Il presidente Saleh, al potere da 33 anni, alleato chiave degli Stati Uniti nella lotta al terrorismo, parla di cospirazione straniera e blinda la città di Aden. Incandescente la situazione in Algeria. Un migliaio di persone ha cercato di manifestare anche oggi in piazza Primo Maggio ad Algeri, nonostante la presenza massiccia di poliziotti, ma poi migliaia di agenti sono riusciti a dividere e respingere violentemente la protesta. La rabbia infiamma anche il piccolo stato del Gibuti, porto strategico in un'insenatura del Golfo di Aden. Si chiedono le dimissioni del presidente Ghellet, in carica dal 99 grazie a un uso disinvolto della Costituzione. Due i morti, diversi esponenti dell'opposizione arrestati. E in Tunisia è giallo sulle condizioni dell'ex presidente Ben Ali. Secondo una televisione francese sarebbe morto dopo essere stato colpito da un ictus. Mentre si indaga anche sull'omicidio di un prete cattolico polacco. L'inviata Marilu Lucrezio. È un mistero la morte dell'ex presidente tunisino Ben Ali. Secondo la TV France 24 e il sito di informazione israeliano GSS, Ben Ali sarebbe morto dopo due giorni di coma colpito da un ictus. L'ex presidente, costretto alla fuga il 14 gennaio dopo 23 anni di potere, sarebbe in un ospedale di Jeddah in Arabia Saudita, solo, senza nessun familiare. La moglie Leila, fuggita sempre a Tripoli, in Libia, avrebbe autorizzato a staccare la spina. I giornali tunisini non ne parlano e per ora qui nella capitale nessuna conferma ufficiale sulla sua morte. Mentre nel paese riesplode la violenza, l'ultimo fatto di cronaca riguarda la morte di un missionario polacco. Padre Marek Rybinski, di 33 anni, è stato trovato sgozzato nell'istituto di Salesiani dove viveva e lavorava, qui a Manuba, una cittadina a 12 km da Tunisi. Si occupava della contabilità dell'istituto, gestito da tre sacerdoti. I genitori dei bambini che studiano in questa scuola sono scioccati, vengono qui per capire che cosa è successo. Don Marek Rybinski era sparito da un giorno, poi ieri mattina il direttore dell'istituto, padre Mario Mulestagno, maltese, ha ritrovato il corpo senza vita. Ho visto il corpo inerte dalla finestra e mi sembrava morto. Abbiamo chiamato la polizia ha aperto la porta. Avrei preferito non vedere questa scena, il corpo così, la gola aperta. Ora la polizia segue la pista dell'estremismo islamico perché dopo la caduta del regime di Ben Ali ci sono state proteste violente da parte degli integralisti e oggi 20.000 persone sono scese in piazza contro gli estremisti chiedendo la laicità dello Stato. Avanti con la riforma della giustizia e della Corte Costituzionale, così Silvio Berlusconi che assicura la maggioranza è solida. Il Premier poi si dice preoccupato per la situazione in Nord Africa. Il servizio di Sonia Sarno. Riforma della giustizia è indispensabile, riformeremo anche la Corte Costituzionale, perché oggi quando una legge del Parlamento non piace ai magistrati di sinistra, viene impugnata davanti alla Consulta, composta prevalentemente da magistrati di sinistra. È quanto afferma Silvio Berlusconi al telefono con un incontro del PDL a Cosenza. Questa riforma conterrà tutto ciò di cui tutti noi siamo sicuri ci sia bisogno, dalla divisione degli ordini, ai due CSM, al modo di elezione dei membri del CSM, alla Corte Costituzionale con i numeri necessari, noi pensiamo ai due terzi, per abrogare delle leggi. Nella riforma nuove norme sulle intercettazioni, prosegue il Premier e spiega, la approveremo con una seduta straordinaria del Consiglio dei Ministri, poi in Parlamento la voteremo con la nostra maggioranza e se ci sarà un referendum passerà, quindi ripete, i magistrati me ne hanno fatte di tutti i colori. I imperterriti continuano perché hanno ben chiaro che se non eliminano me attraverso l'arma giudiziaria non potranno mai batterci attraverso libere elezioni. Sulla maggioranza, siamo coesi, dice, dobbiamo continuare a governare. Non dobbiamo avere paura neppure di quell'armata Brancaleone, quella specie di santa alleanza che la sinistra sta cercando di mettere in piedi perché è qualche cosa che non ha senso e che non ha futuro.
Sull'Unità d'Italia Berlusconi dice giusto festeggiare, questioni estere. Seguiamo con preoccupazione quanto avviene nel Maghreb, afferma il Premier. Speriamo in un blocco delle partenze dal Nord Africa. Su Gheddafi e la Libia, dice, la situazione è in movimento, quindi non mi permetto di disturbare nessuno. E le parole del Presidente del Consiglio provocano la reazione delle opposizioni. Non accetto di essere governato da uno come Berlusconi, dice il leader del PD Bersani. Intanto Futuro e Libertà perde un altro deputato. Ce ne parla Maria Soave. Berlusconi non è in grado di svolgere funzioni pubbliche, faccia un passo indietro, attacca Bersani e dice la maggioranza è totalmente subordinata al destino del Presidente del Consiglio. Se vien fuori che uno dà in mano in due mesi 185.000 euro a una minorenne al netto dei gioielli, io non intendo essere governato da una persona così. Punto e basta. Va bene? Vergogna, sì, vergogna. E da tutte le opposizioni un coro di no alle parole di Berlusconi sulla giustizia. Il Premier rispetti la Consulta, dice la Fino chiaro. Il fronte dell'attacco al governo è doppio. L'UDC avverte, impossibile un dialogo a queste condizioni. Fa discutere anche l'atteggiamento dell'esecutivo dinanzi alle proteste che infiammano il Maghreb. Il governo, dice Casini, riferisca in Parlamento. Berlusconi intervenga su Gheddafi, aggiunge Della Vedova. Intanto Futuro e Libertà continua a subire defezioni. Dopo l'addio di Pontone, Rosso e Menardi, alla Camera è Luca Bellotti a lasciare per tornare nel PDL. Uno sfaldamento che non sfugge a Cicchitto. Fini e il suo gruppo hanno fallito, dice, mentre il governo sta consolidando la maggioranza e prosegue nelle riforme. Il PDL replica poi a Bersani, un giustizialista, dice, il PD è allo sbando. Bondi aggiunge, la sinistra smetta di scenare polemiche inventate come quella sulla Libia. La Lega, dopo lo strappo sul 17 marzo, avverte, basta polemiche. Sostituendo il 17 marzo una festività soppressa, i lavoratori avranno nella sostanza un giorno in meno di vacanza. Le aziende avevano espresso la loro contrarietà e la scuola voleva lavorare. Quindi noi abbiamo confermato la nostra posizione contraria, anche se questo fatto non incrinerà minimamente il cammino di riforme del governo. E siamo alla cronaca. A Trieste da un mese non si hanno più notizie di una studentessa di 27 anni. Si chiama Marilena Piretti e secondo gli inquirenti potrebbe essersi allontanata volontariamente. Per i familiari sarebbe finita in una setta. Maurizio Mervar. Gli inquirenti ritengono possa trattarsi di un allontanamento volontario, ma la zia Samantha non si dà per vinta e continua le ricerche. Marilena Piretti non dà notizie dal 14 gennaio ed il suo cellulare è spento, ma già altre volte si era allontanata da casa, assenze di pochi giorni causate dai contrasti con la madre Luana. Studentessa 27enne al terzo anno della scuola interpreti, frequentava il coro universitario, ma da pochi mesi aveva troncato con il suo ragazzo dopo 6 anni. Di relazione. Stava attraversando un brutto periodo, un periodo di depressione, e si vestiva male, non si lavava, viveva come un po' abbandonata, era dimagrita tantissimo, probabilmente stava attraversando un periodo in cui l'anoressia l'aveva presa, so che vomitava. Negli ultimi tempi aveva parlato spesso con amici e familiari della comunità spirituale da Manhur, senza però esprimere chiaramente l'intenzione di aderirvi. Il 14 gennaio aveva portato una borsa piena di abiti dalla nonna e questa le aveva offerto di ospitarla per qualche giorno. La Marilena ha detto no, io voglio andare a casa, voglio sistemare le cose con la mamma, voglio ripristinare i rapporti, voglio star bene con la mamma. Poi era salita sul solito autobus, il numero 40. Da quel momento nessuna notizia. Travolti da una slavina durante un fuoripista a Roccaraso, in Abruzzo, salvi per miracolo tre sciatori. Il servizio di Monia Baldascino. È riuscito a sopravvivere grazie a una sacca d'aria che gli ha permesso di respirare fino al ritrovamento. È stato tratto in salvo anche il terzo sciatore, travolto questa mattina da una slavina che si è distaccata dalle nevi della Remogna a Roccaraso. I suoi due amici erano stati ritrovati subito, in buone condizioni. Si era invece temuto per la sorte di Eugenio Varrate di Castel di Sangro. I soccorritori lo hanno cercato per ore, una corsa contro il tempo prima che arrivasse il buio. Sul posto uomini del Corpo Forestale dello Stato, carabinieri, polizia, guardia di finanza, hanno sondato il fronte della slavina a largo circa 100 metri per poi risalire il costone. Attorno alle 17 finalmente lo hanno individuato. Gli esperti di montagna hanno spiegato con facilità l'incidente. La neve fresca caduta in questi ultimi giorni ha formato un manto superficiale reso instabile dall'aumento delle temperature.
I movimenti degli sciatori, impegnati non fuori pista, hanno determinato il distacco. Per loro pesanti sanzioni, la Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo ravvisando un comportamento censurabile. Il calcio ora con gli anticipi di campionato. In serata l'Inter ha battuto il Cagliari per 1-0 e con lo stesso risultato nel pomeriggio il Bologna ha superato il Palermo. Ci racconta tutto Lucio Micheli. A due punti dal Milan. Alla vigilia del confronto con il Cagliari, Leonardo era stato chiaro. L'Inter non farà calcoli ma cercherà di vincere tutto. Messaggio recepito in pieno dal gruppo nerazzurro che piega 1-0 i sardi e rilancia la sfida a scudetto al Milan. Al Meazza nel 4-2-3-1 disegnato da Leo, in avvio Nagatomo e Pandev sono frecce devastanti. Pazzini per una volta è invece in ombra. Agazzi si salva in un paio di circostanze ma capitola dopo appena 6 minuti. Ranocchia è bravo a realizzare l'1-0 sugli sviluppi di una conclusione dalla destra di Cargià. Per il 23enne difensore ex Bari è il primo gol in nerazzurro. Il Cagliari protesta per la posizione di fuorigioco del difensore. Celi ammonisce Cossu. L'Inter continua ad attaccare e lascia ampi spazi al Cagliari. Eto'o è il più attivo tra i campioni, ma Biondini fa ammutolire San Siro alla mezz'ora. Nella ripresa emozioni con il contagocce. L'Inter addormenta la partita anche in vista della Champions League e il Cagliari ne approfitta sfiorando il pareggio con Conti e Lazzari. Leonardo corre ai ripari mandando in campo Cambiasso e Mariga al posto di Thiago Motta e Cargià e soffrendo difende l'importante successo, il nono della sua gestione. Nell'altro anticipo nuova impresa del Bologna che supera 1-0 al Dallara il Palermo. L'espulsione per doppia ammonizione di Garzia spezza l'equilibrio. Quasi al 90esimo il perfetto colpo di testa di Paponi fa festeggiare Malesani che aggancia a quota 32 Genoa e Fiorentina. Ed ora c'è TG1 Focus, questa notte la rubrica Tempo Libero. Vediamo. Torna come sempre il sabato la rubrica Tempo Libero, viaggi, hobby, sport e tanto altro, insomma gli stili di vita degli italiani. In queste settimane in centinaia di città si festeggia il carnevale con corsi mascherati e carri allegorici, un modo per evadere per qualche ora dai pensieri di tutti i giorni. Domani iniziano le sfilate anche a Viareggio e Fano. Noi siamo andati al carnevale di Cento, vicino Ferrara, vediamo il servizio. Anche se con qualche settimana di anticipo i corsi mascherati iniziano a colorare i viali di numerose città, pensate che in Italia ce ne sono oltre 200, tra coriandoli, carri allegorici e tanto altro, grandi e bambini si ritrovano una volta tanto insieme per divertirsi. Sai che sei vestita? Idolo, cappuccetto rosso. A Cento Carnevale d'Europa si sfidano 6 carri allegorici, il più alto arriva a 25 metri e sfileranno per 5 domeniche fino al 13 marzo. Migliaia e migliaia di persone per una festa che in tutta Italia non sembra conoscere crisi. Tutti i carnevali d'Italia è una cosa bella, positiva, che diamo gioia alla gente che poi il lunedì e gli altri giorni hanno solo problematiche. Questo cagnolino sembra patire un po' il freddo mentre le ballerine brasiliane ballano o saltellano sul palco. E domani partono altri corsi mascherati, tra questi Viareggio e Fano. Ha preso il via giovedì e durerà fino a domenica la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Tante le proposte per viaggi in Italia e all'estero. Vediamo le novità. Tutti i servizi si possono prenotare via internet. La tendenza al soggiorno breve è in aumento, quindi la gente tende a risparmiare anche stando un po' di meno, ma tiene molto bene comunque la settimana bianca. Internet come riferimento e per motivi economici vacanze sempre più brevi. Alla BIT di Milano si respira comunque un'area di ripresa per il turismo in Italia. Tante le novità a partire dall'aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno. Riaperto con la compagnia di bandiera, con l'Alitalia, che ci collega con Milano Malpensa e Roma. E non mancano le attenzioni per un turismo a misura di disabili. Ci sono 60 milioni di portatori di handicap in Europa che hanno voglia di viaggiare, hanno il diritto di farlo, hanno il diritto di farlo in strutture discretamente attrezzate, nel senso molto attrezzate in modo discreto. Ecco. E dal Veneto arriva un nuovo progetto. Nasce una mappa con chiare indicazioni su quali sono le disabilità che le nostre strutture possono in qualche modo accogliere senza creare dei problemi. Dall'estero ecco proposte di nuove mete. Africa, Madagascar, sabbia bianca, mare cristallino e una grande cultura molto vicina a quella europea. E dal 17 marzo a Torino si festeggia l'Unità d'Italia con lo stivale a forma di cioccolato e oggi a forma di disco. E come sempre in chiusura di rubrica un suggerimento per i prossimi giorni. A Cortina da domani per una settimana sul lago di Misurina c'è il Polo sulla Neve, spettacolare manifestazione sportiva. Tempo Libero finisce qui. Da Massimo Mignanelli l'auguro di un buon fine settimana. We'll be right back.
Roberto Vecchioni ha vinto la 61esima edizione del Festival di Sanremo, ma ci racconta tutto il nostro inviato Vincenzo Mollica. Il servizio non è pronto, allora andiamo avanti con il nostro giornale. Parliamo del Festival del Cinema di Berlino che si è concluso e ha vinto l'iraniano Farhadi, Orsi d'Argento all'intero cast maschile e femminile. Ce ne parla il nostro inviato Tonino Pinto. Affermazione tutta iraniana al Festival del Cinema di Berlino, con una commovente e drammatica storia di vita, di famiglie, di voglia di cambiare, di separazioni dal titolo Nadir Ansimin del regista Ashraf Farhadi, Osso d'Oro come miglior film, si è conclusa poche ore fa la 61esima Berlinale del Cinema. E fatto del tutto eccezionale, la giuria internazionale presieduta da Isabella Rossellini ha attribuito gli Orsi d'Argento per i migliori attori all'insieme artistico dello stesso film Nadir Ansimin, un premio che gli interpreti hanno dedicato, ringraziando Isabella Rossellini, all'Europa. Al cinema tedesco un Orso d'Argento per Malattia del Sonno di Ulrich Keller, un festival che guarda al futuro, una vetrina questa tedesca sempre più etnica, con opere albanesi, turche, irachene, ungheresi, coreane. Assente dal concorso ufficiale, il cinema italiano si è consolato con una grande festa in onore di Christian De Sica, a cui è andata la 19esima edizione del premio del Cenacolo dei Critici Italiani. Ricevere questo premio che poi è stato dato alla Loren, è stato dato a tante, a Pim Wenders, è stato dato a Cademy, insomma è una bella festa. È pronto ora il servizio sulla serata conclusiva del Festival di Sanremo, allora sentiamo il nostro inviato Vincenzo Mollica. Primo in classifica, Roberto. Mamma mia, non lo so, Vincenzo, è una vita che l'aspetto. È giusto, bisogna aspettare. 45 anni, non ho più voce, non ho più niente. Ho però sentimenti da tutte le parti, per quelli che mi hanno scritto, per quelli che mi hanno mandato. Non ho mai avuto tanto seguito. Sto amando la canzone popolare, l'Italia, in una maniera. E bisognava arrivare dopo tanto tempo ad amarla così. E bisogna che i ragazzi la capiscano, questa cosa. I ragazzi devono capire che la canzone, prima di tutto, deve venire dall'anima e deve essere qualcosa di fondamentalmente popolare. Mi dice a chi lo dedichi questo premio? Beh, questo premio è dedicato in primis a mia compagna, a mia moglie e ai miei figli, perché questo premio è nostro, non è mio, tanto per cominciare, per tante ragioni che non sto qui a spiegare. E poi naturalmente a tutti gli studenti italiani, alle donne, ai lavoratori e ai nostri soldati che muoiono ingiustamente. Dunque, sul sito dell'Inter c'è sesto titolo. Sì, perché tutta l'Inter ha fatto festa con me stasera, avevano la mia maglietta sotto la maglia dell'Inter, quella della canzone, e meno male che hanno vinto pure, perché sennò, e poi l'Inter è uno dei miei amori più grandi, lo sai bene, tutto il calcio è mio amore, amo la Roma, amo il Napoli, quindi, ma l'Inter è la mia squadra. E l'1 e 33 minuti era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento alle 7, grazie per averci seguito, buonanotte. Situazione. Le condizioni di instabilità ancora presenti sulle regioni ioniche vanno gradualmente attenuandosi. Sull'Europa occidentale è presente una perturbazione atlantica che tra stasera e domani coinvolgerà progressivamente gran parte d'Italia. Tempo previsto per domani. Al nord estesa copertura nuvolosa sul settore centro-occidentale, in estensione a tutto il settentrione, con deboli nevicate sulle aree alpine e prealpine. Locali piogge interesseranno Liguria, Basso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Ampie schiarite nel corso della serata sul settore occidentale, mentre le precipitazioni si estenderanno alle regioni nord-orientali. Le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso intorno ai 700-900 metri, con quota neve in diminuzione nel corso della serata. Al centro, molte nubi con piogge sulla Sardegna, in trasferimento alle regioni peninsulari, specie del versante tirrenico. Miglioramento dal pomeriggio sull'isola.
Al sud e sulla Sicilia poche nubi e ampi spazi soleggiati in attesa di un aumento della nuvolosità nel corso della serata, con piogge sparse su Campania, Sicilia occidentale e settori tirrenici di Calabria e Basilicata. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie altrove. Venti deboli variabili al nord, occidentali sulle rimanenti regioni, deboli sul settore peninsulare, moderati sulle due isole maggiori. Mari poco mossi il Mar Ligure, Tirreno centrale e Adriatico centro-settentrionale. Mossi gli altri mari, moto ondoso in aumento su tutti i mari occidentali. Meteo 1, con la partecipazione di Pasta Fresca di Vella. Sa che l'ho sognata stanotte? Era un sogno bellissimo. Lei era mio nonno. Ecco. Dopo il successo di Pranzo di Ferragosto, ti devi muovere un po', ti devi dar da fare. 01 Distribution è lieta di presentare il nuovo film di Gianni Di Gregorio. Gianni e le donne. Miki. Miki. Vieni. Dall'11 febbraio al cinema. Vostra figlia? Amo un fallito? Ecco la soluzione. Sono Alex Lippi, uno spezzacoppie professionista. Non sbaglio un colpo. Mi ha investito una moto 10 anni fa. Addio sensibilità alla coscia destra. Per un San Valentino molto scorretto. Il truffa cuori. Al cinema. Lui è Jamie. Sei maledettamente sexy. Nessuna può dirgli di no. Ciao, splendore. Finché non incontra. Lei ti ha respinto, è per questo che ci tieni tanto a conquistarla. No, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Amore e altri rimedi. Al cinema. Sono licenziato. Affo, non fargli credito. Trovati una raccomandazione. Io tengo una persona importante. Solo che gli devi portare un piccolo regalo. Dove ti dico io? Alfonso, dove sta il pacco? Alfonso, buon viaggio. Ci sono le sentinelle, ci ammazzano! Non siamo amici. È un momento difficile, è vero, Vincenzo. Dove hai trovato questo David Burberg? È il tuo solito tentativo di farmi credere nel paranormale? Questa è tutta un'altra storia. C'è Adam lì. Ci sono solo io. Vorrei che tu lo cercassi. Che cosa è stato? Sono Adam. Il vero David Burberg è stato ucciso. Una notte ero qui. Chi sta arrivando? È qui! Non ci resta molto tempo! Sta per arrivare! Scendi da lì e metti le mani in vista! Il nostro momento è arrivato. Ti troverai bene qui. Non sono chi tu pensi che sia. Tu non hai idea di cosa sono capace. Sono il numero 4. Stanotte ho fatto un sogno assurdo. Una ragazza viene trasformata in un cigno. Solo l'amore può spezzare l'incantesimo. Ma il principe si invadisce della ragazza sbagliata. E lei si uccide. Com'è finita la mia bambina? Non esiste più! Il cigno nero, al cinema. Io sono Walid. Diego. Anche lei è qui per suo figlio? Non riesco a toccarlo perché ho paura di fargli male. Ho paura che abbia paura di me. I bambini sono pazienti. Perdonano sempre. Deve venire con noi. Ma venire dove? Guardi che ci deve essere un errore. Conosce quest'uomo? Lei può esserci molto utile. Avevo previsto quasi tutto, ma non che saremmo diventati amici. I morti non possono parlare. I morti stanno facendo qualcosa.
25 febbraio 2011. Body. Ogni cosa tornerà al suo posto. Liz, dimmi che succede. Io la conosco. Sono io, tuo marito. Esisterà una prova? Semplicemente non esiste. È vero che non ti ricordi più niente? Ma no, senza identità. Non ho dimenticato tutto. Dal 25 febbraio al cinema. Aaron Ruston viveva per il rischio estremo. Aaron, non perdere la calma. Dal regista premi Oscar di The Millionaire. Un film candidato a 6 premi Oscar. 127 ore al cinema. Giovagnoli? Io sono l'avvocato Romolo Giovagnoli. Zingoni? Io sono un feroce rapinatore. Se la gente ci conoscesse meglio capirebbe quanto siamo buoni, sensibili e soprattutto due persone serie. Bentrovati, tra poco per il ciclo Sabato Club potrete vedere il film drammatico Il labirinto del fauno, che vi ricorda in prima visione Rai e adatto al solo pubblico adulto. Tra i tanti appuntamenti di domani di Rai 1 vi voglio ricordare alle 21.30 la quinta puntata della serie Fuori classe, con Luciana Littizzetto in prima visione assoluta. Nel primo episodio il soccorso dello psicologo della scuola sarà determinante per alcuni studenti, mentre nel secondo, per Isa Passamaglia, ancora altre prove faticose sono all'orizzonte. E allora domani sera alle 21.30 divertitevi con le avventure della professoressa Passamaglia in Fuori classe. Arrivederci e buona visione.